Con il caldo e l'estate bisogna prestare maggiore attenzione all'alimentazione, perché da una parte, come dire, si moltiplicano eventi e occasioni sociali che favoriscono la consumazione magari di cibi calorici e anche veloci, dall'altro il caldo, la calura ci fa sentire la necessità di assumere alimenti più freschi e leggeri. Come comportarci con l'alimentazione durante il periodo estivo? Lo chiediamo alla nostra esperta, biologa nutrizionista, diet coach, la dottoressa Maria Cassano. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno a voi, bentrovati. Allora, dottoressa Cassano, quali cibi privilegiare nel periodo estivo? Esattamente, per far fronte alle alte temperature, quindi al caldo e a tutti i disagi che poi ci porta, è molto importante alleggerire la nostra alimentazione, proprio perché in estate la nostra digestione è molto più lenta con il caldo, quindi chiaramente lo svuotamento nell'intestino e del nostro stomaco è decisamente rallentato. Quindi sicuramente prediligere alimenti freschi e poco elaborati, poco ricchi di grassi. Facciamo un esempio, fare una colazione con un cornetto e un cappuccino risulterebbe essere molto impegnativo per la nostra digestione, perché è ricco di grassi, di zuccheri. Prediligere alimenti che siano poco processati. Proviamo ad immaginare ad un semplice pane, magari pane integrale, un tostato, quindi è fatto di pochissimi alimenti, con dell'olio del pomodoro, per esempio, o solo dell'olio. Quindi questo chiaramente rende la nostra colazione molto più semplice, molto più facile da digerire. Chiaramente evitare anche quei pasti troppo ricchi di grassi, perché sono proprio quelli che rallentano i nostri processi digestivi e quindi ci consentono di affrontare il caldo anche con una maggiore facilità. Bene, hai parlato appunto della prima colazione, il pasto più importante della giornata, come ascoltiamo spesso dalle parole degli esperti. Quindi comunque anche nel periodo estivo va consumata, non va saltata, magari appunto come consigliavi, con alternative più fresche e leggere. Assolutamente, è importante perché si attivano una serie di ormoni la mattina appena ci svegliamo, come gli ormoni della tiroide, che hanno bisogno di substrato, hanno bisogno di energie per funzionare al meglio. È chiaro che se poi ci attiviamo verso quelli che possono essere degli approcci nutrizionali, come per esempio il digiuno intermittente, che magari ci porta ad un digiuno di determinate ore, possiamo anche saltare la colazione, dipende sempre a chi ci rivolgiamo. Se il mio obiettivo è quello di dimagrire, per esempio, si è visto da diversi studi che solo l'introduzione della prima colazione attiva i processi metabolici e mi consente un dimagrimento, anche solo inserendo questo piccolo cambiamento. Molto interessante anche questo. Un altro argomento importante, soprattutto nel periodo estivo, è l'idratazione. Come e quanto idratarsi? E poi, meglio bere acqua, meglio utilizzare anche bevande zuccherate, non so, come tè o Coca-Cola o altro. Come dobbiamo districarci in questa giungla? Certo. Assolutamente, appunto hai chiamato in causa proprio l'acqua, è estremamente importante durante l'estate, come quando andiamo in montagna dobbiamo aumentare la quantità di acqua che assumiamo, proprio perché siamo esposti a una maggiore disidratazione. Lo svantaggio qual è? Che noi percepiamo la sete solo quando siamo già arrivati a un processo di disidratazione, quindi è importante prevenirla. Ricordiamoci inoltre che il sintomo della sete è molto simile a quello della fame, quindi magari io ho la percezione di avere fame ma in realtà sono solo disidratato, quindi è importante, ecco, bere almeno 1,5 litri, 2 di acqua, dipende sempre di chi stiamo parlando. Una particolare attenzione sicuramente nei bambini e negli anziani, che sono maggiormente esposti alla disidratazione, proprio perché per esempio negli anziani il sintomo della sete viene sempre meno, cioè
si va avanti con l'età e meno io percepisco il sintomo della sete. Quindi vanno stimolati costantemente ad assumere sufficientemente acqua. Possiamo aromatizzare queste acque in modo più naturale, per esempio aggiungendo degli spicchi di limone, di arancia, che vabbè, in questo caso non è di stagione, dello zenzero, della menta, della cannella, dei bastoncini di cannella. Questo magari potrebbe stimolare, a bere maggiormente acqua. E diversamente, ecco, sicuramente sono da evitare tutte quelle bevande zuccherate che non fanno altro che aumentare ulteriormente, il sintomo della sete, quindi di conseguenza la disidratazione, oltre che non favorire la nostra, diciamo, dieta. E poi, come sappiamo, gli zuccheri hanno un'azione fortemente infiammatoria, quindi non favoriscono il benessere del nostro corpo. Bene, poi per non parlare dei succhi di frutta che sembrano a prima vista salutari, ma non lo sono. E, Esatto. abbiamo parlato della colazione, dell'idratazione, beh, aprirei il capitolo pranzo, ad esempio, se siamo in vacanza o al mare o perché no, non abbiamo voglia di metterci ai fornelli, possiamo sostituire il pranzo con un semplice gelato con della frutta fresca di stagione? Assolutamente sì, purché non sia un'abitudine, nel senso che posso di tanto in tanto alleggerire la mia alimentazione, gratificarmi con un gelato, se alle creme è preferibile rispetto alla frutta. Questo è diciamo un criterio che lascia un po' sbalorditi. Perché alle creme? Perché in questo modo io evito gli zuccheri della frutta. Diversamente un gelato alla frutta avrà lo zucchero del gelato, chiaramente, oltre agli zuccheri della frutta. Prendere magari un gusto come appunto la nocciola, il pistacchio, la frutta secca, riduce l'innalzamento della mia glicemia. Quindi diciamo che se vogliamo diventa più funzionale al mio senso di sazietà. E quindi si può fare, sappiamo che probabilmente quel giorno avrò fame prima, quindi potrei anticipare l'orario della mia cena. E ecco, purché non sia qualcosa che venga attivato, cioè fatto troppo frequentemente. Se scelgo invece un pasto di sola frutta, una strategia potrebbe essere quella di associare alla mia tagliata di frutta un grasso che potrebbe essere mezzo avocado o magari una decina di mandorle, perché la presenza del grasso riduce i picchi glicemici, quindi io avrò maggiore senso di sazietà e quindi avrò un impatto meno violento sulla mia glicemia, che non si innalzerà così velocemente come se mangiassi solo frutta. Bene, grazie. Ricordiamoci inoltre, Sì, prego, prego. ricordiamoci inoltre che sono da evitare tutti quelli, appunto, come dicevi anche tu prima, i succhi di frutta, le spremute. È sempre meglio prediligere un frutto intero, intero della sua fibra, perché anche la fibra riduce la velocità di innalzamento della glicemia. Quindi questo è funzionale al benessere e al dimagrimento qualora fosse necessario. Ecco, dottoressa Cassano, ti ringrazio perché in 2 minuti hai smontato tanti luoghi comuni. Il primo è quello del gelato alla frutta, che uno magari invece appunto di prenderlo alle creme, lo prende alla frutta così diminuisce anche il senso di colpa e magari ne mangia anche di Esatto. più perché ha la frutta. E poi appunto importante anche quello che dicevi a proposito della frutta, mi sono sempre chiesta perché a metà mattina uno spuntino con una mela e invece di placare il mio senso di fame invece a volte lo aumenti, Amplifica. ecco, lo amplifica esattamente. Quindi una decina di mandorle, qualche noce, qualche nocciola, ottimo, grazie per questi importanti consigli. Come dicevo in apertura, estate, ma aggiungerei anche l'inverno, vabbè, fanno rima con socialità, aperitivi, pranzi in campagna, con gli amici, grigliate, eccetera. Come comportarsi per non eccedere con le calorie e aggiungere anche con cibi magari poco sani? Ma vedi Paola, finché una dieta funzioni nel tempo deve avere del piacere. Se io non aggiungo piacere nella mia alimentazione, che sia un piacere culinario, che sia un piacere sociale legato all'alimentazione, probabilmente io non riuscirò mai a seguire una linea guida alimentare di benessere nel medio-lungo periodo. Quindi è importante che ci siano queste occasioni. Non stiamo parlando di pasti, diciamo, quotidiani, quindi sono veramente delle occasioni. Quindi ogni cibo in eccesso,
che non sia proprio così salutare, fa male nel momento in cui diventa cronico. In acuto possiamo permetterci e dobbiamo goderci questa socialità. Ecco, quindi direi più agire sulla frequenza e magari sulla quantità, quindi concederci tutto, riducendo magari il bis, no? Quindi sono magari ad una cena eviterò di prendermi la doppia porzione di tutto quello che ho davanti. Magari una strategia che possiamo adottare è quella sicuramente di fare un piccolo spuntino prima di arrivare alla cena, in modo tale che io arriverò con una calma zuccherina che mi consentirà di gestire il cibo che mi troverò davanti. Quindi, e poi il giorno dopo ripartire con le mie sane buone abitudini. Equilibrio, quindi, Equilibrio. è la parola d'ordine. Flessibilità, certamente. Ecco, benissimo, anche questa ci piace, io ho preso appunti. Dottoressa Cassano, una cosa importante, bisogna rivolgersi a chi ne sa più di noi, a chi fa questo mestiere per professione, quindi non abbandoniamoci a consigli che ritroviamo sui social o magari alla dieta, che nel caso in cui uno voglia seguire un'alimentazione, la dieta che è stata realizzata per la mamma, per la sorella, per il cugino del fratello, insomma. Sì, ecco, a parte quelli che sono i principi generali che bene o male possiamo conoscere, siamo informati dai media, è chiaro che ogni dieta è sempre valida, ma non è valida per tutti. Quindi a volte si può rischiare di cadere in indebolimenti fisici non necessari. Magari ci vediamo effettivamente più magri, ci sentiamo meglio nei nostri vestiti, ma magari non stiamo proprio facendo la cosa giusta per noi. E quindi questo magari ci consente poi ci potrebbe portare a riprendere quel peso perso. Quindi magari sì, sicuramente creare una struttura alimentare non solo personalizzata, ma sartoriale, quindi costruita proprio su quelle che sono le abitudini, i gusti, insomma, rende, come dire, si mantiene il principio di funzionalità della dieta per quella persona, quindi assolutamente sì. Grazie, ti troviamo sui social, ricordiamo il tuo sito internet per chiunque ti volesse contattare. Vi ringrazio, il mio sito sì, è www.mariacazzano.it, a Bene, disposizione, semplice. certamente. Grazie alla dottoressa Maria Cassano, biologa, Grazie a nutrizionista e voi. diet coach, per essere stata con noi. Grazie ancora, buon lavoro e buona Grazie, estate. buona estate, a presto. Allora, come vi dicevo in apertura di programma, oggi una puntata tutta al femminile, o quasi, perché abbiamo parlato di alimentazione grazie alla dottoressa Cassano, ma adesso parleremo anche di ansia e che a quanto pare l'estate viene amplificata da diversi fattori. Ne parleremo con la dottoressa Erika Di Viesti, ma intanto andiamo in pubblicità così diamo anche la possibilità ai nostri tecnici di sistemare lo studio per dare il benvenuto alla nostra prossima ospite. Voi intanto restate con noi.